In una calda domenica davanti a 700 spettatori al Bonci, un fossombrone super rimaneggiato, reduce da due pareggi convincenti con Campobasso e Senigallia, è affamato di punti, incontra una delle squadre più in forma del momento, un Atletico Ascoli che si è rafforzato a gennaio e che ha collezionato nelle ultime 6 partite 3 vittorie e 3 pareggi. Fossombrone con 4 difensori, Leonardo Pandolfi tra difesa e centrocampo, in attacco Fagotti, al centro Battisti a sinistra, Palazzi su e giù sulla fascia destra. Il Fossombrone vuole i 3 punti al minuto numero 10, azione che parte da Palazzi, attivissimo il numero 7 bianco-blu, palla da destra a sinistra, cross col goniometro dal fondo di Riccardo Pandolfi sul secondo palo, Battisti di testa, è l'1-0, festa grande. Adesso l'Atletico ha trazione anteriore, anche se la punta di ruolo resta Ciabuschi, ma Cesario a ridosso e Marucci e compagni cercano il pareggio, ma il Fossombrone concentrato ragiona, concede poco o niente. Al 24esimo si vede annullato per fuorigioco un gol di Fagotti su azione concitata in area di rigore. Gli uomini di Mister Fucili hanno buon gioco negli spazi lasciati dagli avversari e 4 minuti dopo tiro in aria Palazzi, la palla ha una strana deviazione, forse o probabilmente va a sbattere su un braccio di un difensore ascolano, il signor Valentini fa proseguire tra le vivaci proteste bianco-blu, episodio importante da rivedere. Il Fossombrone sembra controllare senza problemi, ma al 43esimo arrivo al pareggio ospite, cross dal fondo, colpo di testa di Ciabuschi da Trente Lode, imparabile per Marco Antonini. Palla a centrocampo e un minuto dopo Fagotti è più lesto di tutti e in sacca, ancora bandierina alzata, gol annullato per fuorigioco, il secondo. Si va a riposo sull'1-1 con la terna arbitrale contestata, ripresa, il pareggio da morale, fiducia agli ospiti che si dispongono con un 4-1-3-2 e al nono l'Atletico cambia 2 uomini ma non molto a livello tattico. Al 13esimo brividi in area delle Fossombrone, conclusione ravvicinata di Ciabuschi, l'estremo Marco Antonini di bravure distinte dice di no. Il tempo passa e all'Atletico il pareggio può anche bastare, ma al 20esimo è ancora Atletico, cross dalla sinistra, ancora Ciabuschi, ancora Marco Antonini a dire di no. Al 23esimo si infortunia Urso, costretto a lasciare il campo, al suo posto Germinale. Fossombrone a 3 punti, i ragazzi del Botti Club non smettono un attimo di incitare i propri giocatori, ma la squadra di Mister Fucili, che avrebbe potuto chiudere il primo tempo con doppio vantaggio, mentre invece è andata a riposo sull'1-1, è super rimaneggiata, più di così non può fare. Al 38esimo è ancora Marco Antonini a salvare i suoi con una parata su conclusione ravvicinata del nuovo entrato Traini. Un minuto dopo Mister Fucili manda nella mischia anche il bomber Casolla, non in perfette condizioni, e tenta il tutto per tutto. Ultimo sussulto al 51esimo, calcio di punizione dalla sinistra, palla in aria, Bucchi, tiro alto. Un secondo dopo arriva il triplice fischio del signor Valentini. 1-1 per l'Atletico Ascoli, un punto gradito. Bravo al Fossombrone che però deve guardarsi alle spalle e domenica si va a Roma. Chiaramente quando si arriva a questo punto del campionato tutto pesa. Poi alla fine il pareggio ci può stare ed è giusto, magari forse il risultato anche più giusto. Primo tempo a favore nostro e secondo dove abbiamo chiaramente pagato questa situazione che stiamo vivendo di infortuni, squalifiche, quindi eravamo un po' più sulle gambe. Però è chiaro che insomma oggi nei due episodi dei due gol annullati sinceramente abbiamo molto da rammaricare, perché adesso lo rivedremo per carità, però chiaramente dispiace due gol di cui almeno sembra che siano entrambi regolari e purtroppo le cose cambiano, però questo è gli episodi oggi, diciamo che non siamo stati fortunati, via, mettiamola da questo punto di vista. Sotto questo punto di vista è chiaro, dispiace, perché io adesso soprattutto nel gol su calcio d'angolo, insomma, almeno mi è sembrato proprio palese il discorso, e anche quello di Fagotti è una situazione dove ai più è sembrata regolare. Come ho detto, alla fine il risultato credo che sia giusto per quello che si è visto in campo, perché ci siamo divisi penso un tempo a testa, però negli episodi sicuramente qualcosa da rammaricare ce l'abbiamo.
Ma io penso che la mia squadra abbia approcciato veramente bene anche il primo tempo, perché siamo venuti a giocare qui consapevoli delle difficoltà che questo campo offre, che questa squadra offre, che questa società, questo pubblico e soprattutto questo allenatore danno, tra virgolette, battaglia a tutti. Non a caso venivano da due risultati positivi, due pareggi con il campo basso qui in casa e a Senigallia fuori. Quindi per noi era una partita difficilissima e lo è stato. Naturalmente il primo tempo hanno avuto un approccio, diciamo, a livello di letture, di seconde palle, di rimbalzi e comunque sia anche a livello di scaltrezza nel portare l'episodio alla loro parte, migliore del nostro. Ma non a caso sono 4-5 anni che mister Fucili è qui e che i giocatori hanno un'identità, un DNA forte. Quindi non penso che i ragazzi del Fossombrone, compreso il loro mister, non abbiano qualità, identità e soprattutto certezze. Noi siamo stati bravi, come lo siamo ormai da parecchi mesi, ad avere pazienza, ad avere lucidità e piano piano a leggere i momenti. Siamo comunque sia una neopromossa, pecchiamo di qualche leggerezza e quindi nel complesso penso che abbiamo fatto una grandissima partita.